Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Il pianto delle pie donne fu l'unico suo amico che giunse al Salvatore lungo il viaggio al Calvario. Sulla croce i loro sguardi furono gli unici a posarsi con amore e compassione sul Cristo crocifisso. Sono eredi delle pie donne le tante donne religiose, consacrate, laiche, che oggi sono al fianco dei poveri, degli ammalati, dei carcerati, dei respinti, d'ogni specie dalla società. A loro, credenti o non credenti, Cristo ripete: l'avete fatto a me. La testimonianza della nostra sorella Maria Troncati, figlia di Maria Ausiliatrice, è espressione di un'autentica maternità per tutti coloro che a lei ricorrono, feriti nel corpo e nello spirito. Maria Troncati nasce a Corte Nogolgi, Brescia, il 16 febbraio 1883. Nel 1922 parte missionaria per l'Ecuador, fra gli indigeni Shuar, dove con i salesiani e le consorelle inizia un difficile lavoro di evangelizzazione tra rischi di ogni genere. Si prodiga come infermiera, chirurgo, ortopedico, dentista, anestesista, ma soprattutto come catechista ed evangelizzatrice. Morirà in un tragico incidente aereo il 25 agosto 1969, offrendo la sua vita per la riconciliazione tra i coloni e gli indigeni. Il suo spirito eroico rifulge soprattutto nel corso delle epidemie, che costituiscono un grave pericolo per le popolazioni della selva. Il morbillo, il vaiolo, il colera ricorrono come un rosario doloroso, trascinando un corteo di morte, malattia e sofferenze. In tutte queste emergenze, Suor Maria è sempre presente, generosa e instancabile. Alla soglia dell'umile botichin, la sua farmacia ambulatorio consultorio, Suor Maria riceve tutti coloro che sono affetti da malattie o semplicemente impauriti, in particolare gli orfani. Questi piccoli sono i suoi gioielli. La Madresita Buena sollecita all'incontro non solo degli ammalati, ma con tutti quelli che hanno bisogno di aiuto e di speranza. Dal semplice e povero ambulatorio giunge a fondare un vero ospedale, formando lei stessa le infermiere. È medico per il corpo e per lo spirito, mentre cura evangelizza. Con materna pazienza ascolta, favorisce la comunione fra la gente ed educa al perdono gli indigeni e i coloni. Uno sguardo al crocifisso mi dà vita e coraggio per lavorare. In ogni attività, sacrificio o pericolo, si sente sorretta dalla presenza materna di Maria Ausiliatrice. Nelle epidemie di maggior gravità, la giornata lavorativa di Suor Maria raggiunge anche le 17 ore. Gli strapazzi e le preoccupazioni per gli orfani e il dolore per quelli che la morte rapisce mettono a dura prova la sua salute. Questa testimonianza così forte e stimolante farà esclamare a un giovane sacerdote: è difficile superare Suor Maria in dedizione e fedeltà. Impegno. Facciamo gesti e opere che promuovono la dignità di ogni donna e soprattutto se umiliata e ferita. Atto d'affidamento a Maria Ausiliatrice. Come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell'oratorio di Valdocco in occasione del colera, anche noi, in un mondo colpito dall'epidemia del coronavirus, vogliamo come famiglia salesiana esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostiene i medici e gli operatori sanitari. Aiuta tutti i membri della società e i governanti.
accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia e soprattutto, Madre, rinnova in ciascuno di noi, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, la fede nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto. Facendo nostre le parole di Don Bosco, ti diciamo: O Maria, Vergine potente, tu grande illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici del nemico e nell'ora della morte, accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.